Eccoci, abbiamo lanciato la live di questa seconda lezione. Quindi aspettiamo che arrivino i vari messaggini a chi ha attivato le notifiche per essere presenti. E quindi io incomincerei a dire che se qualcuno è presente, se mi manda un primo messaggio per avvisarmi se si sente. Eccoci qua. Pronti per partire a scoprire il cambiamento. Siamo qua, aspettiamo che arrivino un po' di amici. E, se qualcuno è già arrivato, perché mi dice già che c'è qualcuno presente, se magari gentilmente mi mette un segnale in chat. Ah, benissimo, ecco, grazie. Grazie, ben trovato. E che quindi si sente bene. Ah, buongiorno, buongiorno a te. Grazie di essere presente anche. Allora, purtroppo io non riesco a vedere il nome di chi mi scrive, e quindi se avete voglia di scrivermi anche il vostro nome nei vostri messaggi, così almeno io posso rispondere, perché dovete sapere. Devi sapere che io vedo solamente Facebook user, e quindi per me avete tutti lo stesso nome. E quindi ben trovato anche a te. E in attesa che arrivino un po' di persone, vi va di dirmi dove siete, da dove mi seguite? Io sono ad Aosta, perché dovete sapere che io sono nato ad Aosta, anche se sono tanto in giro, veramente tanto, tanto, tanto. E qui ci sono un po' le mie. Ciao Patrizia, ciao, grazie. E ben trovata. E quindi dicevo, io sono veramente tanto, tanto in giro. Però qui ci sono le mie radici. E in questo periodo sono preferito restare qui piuttosto che stare in altre situazioni che ho, ma anche per stare vicino un po' di più alla mia famiglia. Ciao Paolo, da Modena. Wow, Modena, bellissima città. Ci sono stato per lavoro diverse volte. Torino, è un po' la mia seconda casa per tante ragioni. Ero 2 giorni fa, ero a Torino per lavoro. E ciao Anna, ciao Laura, anche voi di Torino. Quindi cominciamo a essere un po' di amici, per cui direi che possiamo incominciare. Come nella prima lezione, vi rinnovo un po' quelle che sono le regole di ingaggio, eh? Quindi, per fortuna oggi la chat funziona, è abbastanza, ben visibile. La volta scorsa era completamente inchiodata, non capisco perché. Ah, ciao, da Milano. Io lo studio a Milano. Devo, probabilmente fra qualche giorno dovrò scendere. E vi ricordo, scrivetemi nel commento che mi mettete anche il vostro nome, se no io non, veramente vorrei rispondervi personalmente, ma non riesco. Quindi, per entrare subito nel vivo di questa seconda lezione, le regole di ingaggio. Se qualcosa non vi è chiaro, scrivetemelo nella chat. Se avete delle domande da pormi, ponetemele. Vi ricordo, mettetemi anche il vostro nome, in modo che così riesco a rispondermi più personalmente. E qui sotto c'è la mia mail, per qualunque cosa, magari non volete scrivere in chat, volete comunque condividere dei vostri pensieri, delle vostre riflessioni, tutte titubanze. Ecco, non ponetevi dei problemi, eh? Anzi, farò come la volta scorsa, parlo direttamente a te, quindi userò la seconda persona del
singolare. Nella prima lezione abbiamo visto tanti contenuti, ho avuto moltissime persone che mi hanno scritto ringraziandomi per tanti contenuti che sono stati visti. Io ho un po' questo stile, uno stile da coach, non sono un professore universitario, quindi vado su delle cose a volte apparentemente semplici, ma sono quelle che fanno la differenza. Non so se conosci la legge di Pareto, quel 20% che fa l'80% del risultato. Quindi io, come dico, non sarò qui a intrattenerti, a far spettacolo, sarò molto semplice, molto pratico, ma le cose che vedrai sono cose che fanno tanta differenza. E tanti degli argomenti che vedrai anche oggi sono declinati per il cambiamento, ma sono utilizzabili ogni giorno, perché noi ogni giorno siamo in movimento, ogni giorno siamo apparentemente statici, ma sempre in cambiamento. Quindi direi che la cosa migliore è fare un piccolo recap, in modo da riprendere alcuni concetti che magari hai visto 15 giorni fa o se hai rivisto la registrazione dopo, ma è fondamentale andarli a riprendere, quindi ripeto, fare un recap per poi partire e andare più veloci. Hai visto nella volta, abbiamo visto nella volta scorsa quanto il cambiamento sia naturale. Abbiamo visto le stagioni, il cambiamento del giorno e della notte, cioè tutto è assolutamente naturale. Tu stessa non sei neanche la persona che sei in questi pochi 7 minuti di inizio, le tue cellule, tantissime cellule del tuo corpo sono morte e tante altre sono rinate. Quindi tu non sei esattamente la stessa identica persona di 7 minuti fa. Quindi il cambiamento è assolutamente naturale. Abbiamo visto un altro aspetto, ciao Giovanna, abbiamo visto un altro aspetto fondamentale che è proprio la consapevolezza di quando affronti un cambiamento. Io vi ho fatto una metafora, la metafora della vipera, bisogna stare attenti quando si fa un cambiamento, perché a volte noi affrontiamo il cambiamento un po', o con leggerezza o con troppa ansia. Bisogna semplicemente essere consapevole che si affronta un cambiamento, si affronta una fase di trasformazione e quindi di conseguenza mi viene da dire attuare tutto quello che ti dirò, attuare tutto quello che sentirai in queste lezioni. Il cambiamento si può affrontare solo in un modo, con flessibilità, perché se sei troppo rigida o troppo rigido, non vai tanto distante, diventi un po' come ricordi i dinosauri che hanno avuto vita breve rispetto alle zanzare che hanno questa capacità di grande trasformazione. Poi un concetto molto importante, che il percorso è imparare, cambiare per migliorare. Quindi ti ricordi, affronti una qualunque fase di cambiamento, devi fermarti un attimo, cercare di imparare dalle cose del passato, cambiare qualcosa rispetto a quello che facevi, e quando ti dico cambiare qualcosa significa cambiare le tue azioni, cambiare il tuo modo di pensare, cambiare il tuo modo di relazionarti, cioè è veramente un cambiamento grande, no? Non solo in una singola area della tua vita, perché solo in questo momento, imparando dal passato, cambiando, puoi migliorare. E non smetterò mai di dirlo, il cambiamento fa paura, ma il cambiamento è una grandissima opportunità, perché le persone che sanno affrontare il cambiamento in modo intelligente, io dico le persone che sanno gestire il cambiamento e non lo subiscono, nel tempo diventano delle persone straordinariamente più forti, straordinariamente più resilienti. Quindi è molto molto importante questo aspetto, il cambiamento è sempre un'opportunità di crescita per rafforzarci e per crescere. E poi ricorda che il cambiamento non è un evento singolo, ma è un processo, una serie di passaggi. E questo lo vedremo anche oggi perché scopriremo come ci sono anche tante, tante fasi del cambiamento, tanti aspetti del cambiamento, tanti tipi di cambiamento che sono interconnessi tra di loro. E visto che ti ho parlato di tipi di cambiamento, ti faccio vedere subito alcuni dei principali. E ce ne sono tanti, ma sostanzialmente possiamo per semplicità racchiuderli in questi tre. C'è il cambiamento tsunami, insomma,
il nome dice tutto, è un cambiamento che arriva improvviso. Lo tsunami è devastante e quindi è veramente molto, molto, molto forte. Abbiamo il cambiamento graduale, vedi che c'è l'immagine dei gradini. Devo dirti che questo lo vedo, lo incontro raramente. Il cambiamento, vedi che c'è scritto cambiamento barra consapevolezza, è perché è più un cambiamento personale. Il cambiamento graduale, devi sapere che è il cambiamento che avviene dentro. Ti faccio un esempio. Una persona non è soddisfatta del suo lavoro e incomincia gradatamente a cambiare dentro. Cambia dentro, incomincia a vedere le cose proprio che non vanno. Lo stesso in una relazione. Una persona incomincia a sentirsi stretta, ci sono troppe cose che non vanno, ma è graduale, molto graduale. Fino a quando poi magari decide di parlarne, quindi decide magari o di lasciare il lavoro oppure di esplicitare questa sua insofferenza al partner, che avrà lui, molto probabilmente, un cambiamento tsunami, perché è una cosa inaspettata, perché poi spesso nelle relazioni si dà tutto per scontato. Quindi vedi come due tipi di cambiamento possono innescarsi a vicenda. E poi c'è invece l'effetto, il cambiamento effetto domino. E il cambiamento effetto domino è in realtà il più presente di tutti. È il più presente di tutti. Perché il cambiamento innesca altri cambiamenti. Ti faccio degli esempi. Anche qui, una relazione finisce, quindi immaginati, magari qualcuno deve trovare casa, deve incominciare, magari se è un maschietto, deve incominciare a gestire i propri figli, che magari prima non lo faceva. Ci sono delle dinamiche magari di tipo finanziario da affrontare. E poi alcuni amici spariscono e altri ne arrivano. Allo stesso modo, se uno cambia lavoro, deve affrontare tanti cambiamenti. È un singolo cambiamento, ma che ne innesca tanti. E a volte i cambiamenti sono all'esterno di noi, questo poi lo andremo a vedere dopo, ma anche tantissimi cambiamenti sono dentro, sono tutti qua. È la gestione anche dell'aspetto mentale che farà la grande differenza. Prova a pensare il cambiamento che abbiamo avuto adesso per il coronavirus. È un cambiamento tsunami, perché è arrivato di colpo, ci ha lasciato un po' tutti un po' frastornati, chi più chi meno, chi è più flessibile meno, chi è più rigido un pochettino di più. E poi che cosa è successo? Che ne ha innescati subito degli altri. C'è stata prima una crisi sanitaria, subito dopo c'è stata una crisi finanziaria, i mercati finanziari sono scesi bruscamente, perché se non sei un esperto di finanza ti dico che i mercati tendono sempre ad anticipare i cicli economici, infatti i mercati sono scesi e subito dopo stanno arrivando adesso i brutti dati legati all'economia. Quindi crisi sanitaria, crisi finanziaria, crisi economica. E adesso che cosa c'è? C'è di nuovo una crisi sanitaria barra sociale. Quindi si sono innescati tanti cambiamenti contemporaneamente. Questo sarà certamente è un'opportunità, queste lezioni sono un'opportunità, perché in realtà più di quanto tu non possa credere, sei proprio nell'occhio del ciclone. Quindi devi poterti muovere, no? Muovere, usare tutte queste strategie che vedrai, che hai visto, che vedrai non solo oggi, ma anche nelle prossime lezioni, e metterle in pratica. Io ti prego di metterle in pratica, metti in pratica tutto quello che vedi, perché ti aiuterà tantissimo ad affrontare questo momento. Sia che tu sia una persona che ha lavorato tanto prima e quindi adesso si gode, tra virgolette, la sua pensione, sia che tu sia un imprenditore e magari vedi questi video alla sera quando hai finito la tua giornata lavorativa, sia che tu sia un dipendente, non ha importanza. Se
sia che tu cerchi lavoro, sia che tu ce l'hai già. Saremo tutti, siamo proprio in una grande fase di cambiamento. Quindi Anna, che ha avuto questa idea, è stata, non ho bisogno di dirlo, la conoscete tutti, molto lungimirante, perché ha visto lungo, quindi molto molto importante. Allora, voglio farti vedere perché il cambiamento in qualche modo ci dà un po' fastidio. Il cambiamento ci dà un po' fastidio per questa ragione qui. Tu devi sapere che, allora, intanto quella che vedi è la scala di Maslow. Maslow è uno psicologo americano, statunitense, che nella sua attività professionale ha studiato, ideato, ha voluto fare la gerarchia dei bisogni primari dell'uomo. Se noi ci teniamo sulla sinistra, vedi che partendo dall'alto, quelli che sono in alto sono i meno importanti. Quindi l'autorealizzazione è importante, ma è meno importante della stima. Poi sotto c'è l'appartenenza e poi si arriva veramente su quelli più importanti, che sono il bisogno di sicurezza e poi i bisogni fisiologici. Per bisogni fisiologici c'è scritto, e sono proprio quelli legati all'alimentazione, al respiro, a poter dormire, a potersi coprire anche. L'omeostasi, cioè quei bisogni che sono fondamentali per sopravvivere. Ma subito dopo c'è la sicurezza. C'è questo bisogno esasperato di sicurezza. Noi abbiamo un bisogno esasperato di sicurezza. Quindi potrai capire che ogni cambiamento va a fare toc toc alla nostra sicurezza, la smuove un pochettino e quindi non è che siamo proprio straordinariamente felici di mettere in discussione la nostra apparente sicurezza. E quindi la sicurezza va declinata in tutte le sue varie sfaccettature. Certamente una sicurezza fisica, certamente una sicurezza affettiva, una sicurezza economica, una sicurezza finanziaria. Capisci? Quindi è tanta, tanta roba. La sicurezza viene messa in discussione apparentemente dal cambiamento, ed è per questo che abbiamo un freno, non ci piacciono i cambiamenti, non ci piacciono, tendiamo un po' a essere ripetitivi, a fare sempre le stesse cose, a pensare allo stesso modo, a frequentare le stesse persone, a vestirci nello stesso modo, ad avere gli stessi orari. Perché tutto questo? A frequentare le stesse amicizie? Perché questo ci mette in una zona di tranquillità, che adesso vediamo. Ok? Poi subito dopo vedi che c'è l'appartenenza, e nell'appartenenza c'è amicizia, affetti, affetti familiari, relazioni sentimentali. Allora, fermati un attimo e torniamo indietro. Fisiologia, sopravvivenza, sicurezza e appartenenza, amicizia. Questa esperienza del Covid è andato a minare la nostra piramide, perché prima abbiamo avuto paura della sopravvivenza, la malattia. Qui c'è gente che purtroppo è deceduta. Secondo, questo va a minare la nostra sicurezza, perché è andato a toccare tutte le nostre abitudini, le nostre personali. La distanza sociale, i guanti, la mascherina. Pensa alla sicurezza, bisogni fisiologici, mangiare, tutti a correre a fare la spesa. Non è, allora, riesci a decifrare, ad avere un altro modo di vedere certi eventi? Non è che le persone sono tutte pazze, sono tutti matti. È che quell'informazione che gli è arrivata, lockdown, da domani chiudiamo tutto, va a toccare proprio questi bisogni. Ecco perché la gente è andata a fare la spesa, perché c'era il problema proprio del rispetto del primo bisogno fisiologico. Poi abbiamo avuto la sicurezza, tutti questi cambiamenti che abbiamo avuto, ma appena sali su, le amicizie, i familiari, non li potevamo più vedere. Quindi capisci che questo cambiamento è andato a intaccare tanto, tantissimo.
nella nostra vita. Quindi è importante che tu colleghi sempre il fatto che quando ti senti un po' restio o restia, quando ti viene proposto qualcosa, ma anche la cosa più banale, cambiare un ristorante magari per qualcuno è un problema. Lo sai che ci sono persone che mangiano da 20 anni la stessa identica pizza? Lo stesso tipo di pizza? Proprio perché ci dà una sicurezza. Non amiamo cambiare, non abbiamo cambiare neanche in questi aspetti qua. Allora, nel mio terzo libro, Come superare la paura del cambiamento, ho spiegato un po' questo concetto, che è il concetto della zona di comfort, con un'altra dicitura, l'ho chiamata no problem area, perché in realtà quando ci troviamo all'interno di quella che si chiama la zona di comfort, che è il cerchio più piccolo che vedi in questo ovale, noi ci sentiamo al sicuro, non è detto che noi stiamo bene, ma ci sentiamo al sicuro perché sappiamo esattamente quello che accade e quindi siamo sicuri. Io ho visto in 20, più di 20 anni di lavoro, di attività come coach, delle cose incredibili. Io ho visto persone, mi viene in mente una manager conosciuta, che tutti i venerdì, tutti i santi venerdì, veniva picchiata dal marito. Tutti i venerdì. Il marito usciva, alzava il gomito, tornava e alzava le mani. Quindi lei era all'interno di questa triste zona di comfort. Ora, noi che non ci siamo dentro, per noi è facile dire, vabbè, sei matta, cioè, vattene. Poi, tra l'altro, sei una persona che hai il portafoglio e tutte le condizioni per poter essere autonoma. Però vedete, tra stare lì e sapere che al mattino del venerdì, alla sera sarebbe successa questa cosa e poi dopo loro magari avrebbero fatto la pace e si sarebbero ritrovati, era molto più comodo che andare in un alloggio, magari bellissimo, da sola, a vivere la solitudine, a non sapere come sarebbe stato. Ti ho fatto un piccolo esempio per farti capire che la zona di comfort è veramente una gabbia se non la sai gestire bene. Se guardi il disegno, vedi che uscendo dalla zona di comfort c'è la zona di apprendimento, che è la zona dove tu incominci a rafforzarti. Ora, se tu passi volontariamente dalla zona di comfort alla zona di apprendimento, ti senti a disagio, ma va abbastanza bene. Tieni conto che l'omeostasi tenderà a riportarti subito dentro per farti stare di nuovo tranquillo. Ma se tu vieni preso, se tu vieni presa e catapultata troppo lontana fuori dalla zona di comfort, c'è proprio una reazione di panico assoluto. Quindi è molto importante comprendere, visto che oggi stiamo parlando dei freni del cambiamento, che il bisogno di sicurezza è certamente un grande freno al cambiamento. Io nel mio libro l'ho chiamata No Problem Area, proprio perché in quell'area non abbiamo problemi, ma apparentemente non abbiamo problemi. La maggior parte delle persone tendono a rimanere lì dentro. Se esci fuori, ti senti un po' a disagio, come dicevo poc'anzi, però più stai fuori dalle tue abitudini, e più ti rafforzi. E quando ti rafforzi vuol dire che hai più coraggio, più autostima, più self-confidence. E secondo te, con queste caratteristiche, con queste risorse, come cambia la tua vita? Come cambia nel mondo del lavoro, nelle relazioni? Ti senti proprio più forte, diventa tutto più semplice. Ecco perché è importante, ricordalo, cambiare le proprie abitudini sempre. Tu devi sapere che io sono esattamente come te, cioè nel senso che tendenzialmente amo stare nelle mie abitudini, solo che essendo un coach ed essendo un coach che lavora sul cambiamento, non ho tante abitudini. Non ho veramente tante abitudini. Cerco di cambiare in continuazione e ci sono dei momenti in cui io mi sento stretto e quando mi sento stretto è perché sono all'interno delle abitudini. Quindi l'invito che ti faccio è proprio quello di mettere in discussione tutte le tue abitudini e cambia continuamente.
dalle piccole cose alle cose più importanti. Perché succede tutto questo? Succede tutto questo perché tu devi sapere che noi crediamo di essere sempre consapevoli, ma in realtà viviamo tantissimo tempo nel nostro, a livello inconscio. Pensa che è stato definito da alcuni studi recenti che passiamo più del 95% del nostro tempo in modo inconscio. Noi pensiamo, agiamo, reagiamo in automatico. Poi abbiamo dei flash. Abbiamo dei flash, riprendiamo il controllo e poi riprendiamo a muoverci. E questo automatismo lo vedrai nella prossima lezione, è dato proprio dalle abitudini collegate alle credenze. Abbiamo una doppia gabbia e noi rimbalziamo sempre lì dentro. È molto importante renderti conto che molto spesso tu fai delle cose inconsciamente perché è come la vipera. Ma quello che faccio, lo faccio perché sto scegliendo razionalmente di farlo? O perché semplicemente lo faccio in automatico perché è un'abitudine, perché mi fa stare al sicuro. Cominci a mettere insieme i tasselli, no? Quindi molto molto importante questo aspetto. Allora, siamo arrivati a metà della lezione, quindi io vi chiederei se avete voglia di mettermi anche qualche vostra domanda qui, in modo che possiamo incominciare anche a relazionarci un pochettino. Vediamo un po' chi è arrivato. Ho visto qualcuno? Giovanna dalle Marche. Belle le Marche. Anche nelle Marche sono stato un paio di anni fa a lavorare in un bellissimo comprensorio che era un po' in collina. E vi ritrovate in quello che vi sto dicendo? Cioè, vi ritrovate nel fatto che molto spesso fate le cose automaticamente? Perché è importante rendersene conto, eh? Veramente molto, molto importante rendersene conto. E non ho domande, quindi vuol dire che o vi state annoiando, però sareste già andati via, oppure sono sufficientemente chiaro, come normalmente mi dicono, e quindi posso continuare e andare avanti. Quindi, ricordati, presta molta attenzione, sia che tu sia nella fase di cambiamento, sia che tu sia nella vita di tutti i giorni, di prestare tanta tanta attenzione. Se quello che stai facendo, se quello che stai pensando è frutto di un automatismo, oppure se per caso è semplicemente frutto della paura di cambiare. Di cambiare. E di qualcuno mi dice sì, certo, molto spesso. Qualcuno mi sta scrivendo sì, molto spesso, no? Perché è così. È assolutamente così. Purtroppo dobbiamo proprio fare molta, molta, molta attenzione. Allora, andiamo a vedere un altro aspetto che comunque sempre mi ritrovo. Sì, aspetta. Mi sa che ci ritroviamo. Sì, certo. Almeno qui c'è un'ambiguità linguistica, non so se ci ritroviamo in un'altra lezione, ci si ritroviamo nella lezione precedente o se ci ritroviamo perché l'argomento è assolutamente congruente con quello che viviamo. Qualcuno mi scrive, posso chiedere? Certo che puoi chiedere, scrivi tutto quello che vuoi. Ti chiedo solo gentilmente a tutti quelli che mi scrivono se potete mettermi anche il vostro nome, così io posso rispondervi anche personalmente. Un altro aspetto, ecco, io ora sono in cambiamento. Vediamo se riesco a mostrarvelo. Io ora sono in cambiamento, mi ritrovo a non dormire. Sì, perché quando noi ci ritroviamo in una situazione di stress, perché di fatto mi immagino che tu possa, immagino, vivere una situazione di stress, noi produciamo anche
molto cortisolo, che è l'ormone dello stress. E ci ritroviamo quindi a creare proprio un vero terremoto a livello psicofisico. E, bisogna tenere conto che noi siamo un insieme di tanti aspetti e la medicina cinese ci insegna questo, no? Che siamo un essere che ha tanti aspetti dentro di sé e per esempio gli organi non sono solo organi funzionali, ma sono organi che hanno una funzione anche superiore, a me viene da dire, perché ogni organo è collegato a delle emozioni, per esempio. Molte persone che affrontano un cambiamento si trovano, e magari sono tristi, si trovano a svegliarsi tra le 3 e le 5, perché tra le 3 e le 5 è il momento in cui i polmoni, in medicina tradizionale cinese sono collegate, è collegata alla tristezza, è il momento in cui il polmone prende più energia. Allora, devo fare un passo indietro per essere più chiaro. Diciamo che l'insegnamento che c'è appunto in medicina tradizionale cinese dice che ci sono 12 organi principali che, per semplificare, si dividono le 24 ore. Quindi ogni organo ha un dodicesimo delle 24 ore. Solo che non è che lo prende solo in quelle 2 ore lì, per esempio lo stomaco è tra le 5 e le 7 del mattino. Non è che lo stomaco prende tutta l'energia tra le 5 e le 7 e poi non prende niente. Facciamo un esempio, tra le 5 e le 7 prende l'80% dell'energia, tutto il 20% rimanente è preso dagli altri organi. E così a coppie di 2 ore, 2 ore, succede che ogni organo si prende il suo 80% che gli serve, il 20% lo va a prendere nel resto della giornata. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Cosa succede? Quando si è tristi, per esempio, tra le 3 e le 5, e vedi che incominciamo a essere nell'arco della notte, ci svegliamo, quindi magari prendiamo sonno, però poi ci svegliamo. E se siamo arrabbiati, tanto arrabbiati, succede che in un'altra fascia oraria, in realtà le fasce orarie di tristezza e rabbia sono tra le 1 e le 5. E quindi è proprio nell'arco della notte. Quindi se siamo un po' arrabbiati, stiamo vivendo un cambiamento e siamo un po' arrabbiati e un po' tristi, è nella notte comunque siamo un po' in trambusto, come si dice. Quindi è assolutamente normale. Ci sono persone che paradossalmente invece dormono di continuo, perché dormire è una fuga per il cambiamento che stanno vivendo. Spengono un attimo la spina e si mettono lì e dormono anche in modo molto molto profondo. È solo che quando si svegliano i problemi sono sempre gli stessi, le tematiche sono sempre le stesse e quindi alla fine è solo una via di fuga. Ok? Bella domanda, grazie. Allora, un altro aspetto su cui voglio intrattenerti, che voglio mostrarti, è il discorso dell'emotività. Lo abbiamo già visto la volta scorsa. In questo grafico, se è la prima volta che lo vedi, vedi come la razionalità e l'emotività vadano in controtendenza. Se ti porti sulla parte sinistra del grafico, vedi che a fronte di una razionalità molto alta, l'emotività è molto bassa. Ed è per questa seconda ragione che la razionalità è alta. Mentre se ti porti tutto a destra, vedrai che quando l'emotività è molto alta, la razionalità è molto bassa. Allora, perché te ne parlo? Perché quando si è in una fase di cambiamento e quindi veniamo presi e portati fuori dalla nostra zona di comfort, la nostra emotività può prendere sopravvento se non la sai gestire bene. E quindi è molto importante rendersi conto, essere consapevoli che la gestione dell'emotività è un aspetto fondamentale. L'emotività rappresenta uno dei freni più grandi per il cambiamento. Quindi, quando spesso mi viene chiesto, ok, ma che cosa posso fare quando mi prendono i 5 minuti? Quando ti prendono i 5 minuti, il consiglio personale è prenditi i tuoi 5 minuti. L'unica cosa è devi essere consapevole che quando
cominci a sentirti calda, la faccia che bolle, le mani che tremano, oppure anche le mani fredde, tu senti che qualcosa dentro di te sta cambiando. Quindi vuol dire che la caldaia dell'emotività ha incominciato a scaldarsi. Devi stare ferma, devi stare fermo. Non parlare, non prendere decisioni, perché sono tutte decisioni prese assolutamente sulla base dell'emotività. E allora che cosa succede? Immagina di essere tutto alla tua destra, dove l'emotività è molto alta. Fai, dici, prendi decisioni e poi che cosa succede? Che l'emotività scende, passa, 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 va dall'altra parte e dici: che cavolo ho fatto? Ma è possibile che io ho fatto questo? È possibile che io ho detto questo? Quindi questo è valido sempre, però ti ho rimesso questo concetto perché è un freno molto importante. La gestione dell'emotività è veramente un freno molto molto importante. Bisogna saperlo gestire. Così come bisogna saper gestire un altro aspetto che voglio condividere con te. Siamo sempre nel cambiamento, anche se non ne siamo consapevoli. Assolutamente, Renata. È quello che dicevo prima, grazie di aver messo il nome. È quello che dicevo prima, noi siamo sempre in cambiamento e a volte non ce ne rendiamo conto noi e a volte non se ne rendono conto mentre noi stiamo cambiando anche in modo consapevole chi sta vicino a noi. Sono Eleonora. La domanda viene automatica. A me succede molto spesso, capita anche che abbia dimenticato molti episodi della mia vita. E questa è la ragione? Vivere col pilota automatico ci toglie dal qui ed ora. Sì, ci toglie proprio dal qui ed ora. Ora, io non voglio mettermi a fare dei ragionamenti troppo alti sul fatto di vivere il presente, però è proprio così. Perché scoprirai in una delle prossime lezioni che è proprio una caratteristica della mente, quella di andare avanti e indietro. E va avanti e indietro di continuo. E quindi non gestire questa cosa è come essere su un pullman, una macchina, guidata da un altro. E guida come un matto. Perché quando noi andiamo senza controllo nel futuro e nel passato, se andiamo senza controllo nel futuro e nel passato, è un dramma. Perché creiamo degli stati d'animo fortemente, ascolta la parola, invalidanti. Però non voglio spoilerare niente e quindi te ne parlerò la prossima volta. Grazie, bella, bella, bella riflessione, bella domanda. Guardate cosa c'è scritto sopra, non cambiare prospettiva. Il freno, il rischio è proprio questo. Affronto un cambiamento e continuo a guardare ciò che accade di nuovo, sempre con gli occhi vecchi. È semplicemente un altro modo per non uscire dallo schema, non uscire dalla gabbia della zona di comfort. Se io affronto un qualcosa di nuovo che magari mi ha creato dei problemi con la stessa modalità, con gli stessi occhiali con cui io ci sono arrivato al problema, non troverò mai la soluzione. Non troverò mai assolutamente la soluzione. E ti faccio una domanda: secondo te, se tu fai questo, potrai imparare qualcosa? Se non ti poni delle domande, te lo ricordi, imparare. Se non ti poni delle domande, non impari niente. Potrai cambiare? Potrai migliorare? Evidentemente no. Se guardi l'immagine sotto, questo ometto, questo uomo, ha un cannocchiale e lo sta guardando al contrario. Questo vuole proprio dirti guarda le cose da un altro punto di vista. E ti voglio raccontare la potenza di guardare le cose da un altro punto di vista. Allora, hanno fatto questo studio in un reparto di ortopedia, quindi siamo in ospedale, ortopedia, frazioni esposte, quindi rottura esposta. Hanno preso delle persone con la frattura esposta della gamba, quindi senza protezione, senza pantalone, senza niente, si guardavano con i loro occhi la frattura e gli è stato chiesto di dare una valutazione del livello di dolore che provavano.
hanno dato per esempio, oh guarda, scusami, ma sta prendendo fuoco la casa. Voilà. Avevo un cambiamento in atto, uno tsunami, stava prendendo fuoco la casa. Allora, spero che si fermi tutto adesso. Porta pazienza, devo assolutamente essere certo di questa cosa. Voilà. La vita. Allora, frattura esposta, valutazione del dolore 9. 9. Hanno preso un binocolo, un piccolo binocolo, l'hanno girato al contrario e gli hanno fatto vedere la stessa frattura vista con un binocolo al contrario. Sai che cos'è successo? Che avevano meno male. È incredibile, ma è così. Se noi ci diamo l'opportunità di guardare spesso le cose da un altro punto di vista, cambiano tantissime cose, tantissime cose. Allora, andiamo avanti e guardiamo. Ti voglio fare questa domanda. Secondo te è meglio fare le cose fatte bene o le cose giuste? Avete voglia di scrivermi la vostra risposta? Tanto io bevo un po'. Allora, secondo voi è meglio fare le cose fatte bene o fare le cose giuste? Mentre voi mi scrivete, perché è importante che me lo diciate, sto leggendo Renata. Renata mi scrive: un evento drammatico della mia vita ha trasformato la mia fragilità ed emotività in forza. Eh sì, eh sì. È proprio così. È proprio così, è quello che vi sto raccontando. Mi fa piacere che Renata, ti ringrazio, che Renata me lo abbia confermato, perché è proprio così. Quando veniamo messi davanti a delle cose che sono anche a volte più grandi di noi, quando le superiamo siamo veramente, veramente più forti. Quelle giuste, qualcuno mi risponde e dice quelle giuste, sì, perché è proprio così. Però purtroppo io vedo tantissime persone che continuano a fare quelle sbagliate. Si ostinano sempre a ripetere, ripetere. Vedete, qualcuno ha scritto le cose fatte bene. Le cose fatte bene. Vedete che qualcuno arriva e mi fa piacere che quello abbia scritto. Quando io sono in coaching, tantissime mi dicono le cose fatte bene. Fai le cose fatte bene, fai le cose fatte bene. Eh no, perché se fai bene le cose sbagliate, sei nei guai. Devi fare le cose giuste. E poi io dico sempre farle nel modo migliore, nel modo eccellente. Uno potrebbe essere complementare all'altro? Certo, tu puoi fare le cose giuste e poi le puoi fare bene. Il primo passaggio, come ha scritto qualcuno, purtroppo non posso richiamarlo perché non mi ha messo il suo nome, il primo passaggio è individuare quelle che sono le cose giuste. Se tu non individui bene le cose giuste, ti ritrovi spesso a fare sempre le stesse cose, che sono quelle sbagliate. E che cosa succede? Guarda, ti faccio vedere, questa cosina qua. Qui sono con Tim Galloway, che è l'inventore del coaching, che ho avuto il piacere di conoscere, qui mi ha fatto la dedica per il suo bellissimo libro, e lui praticamente ha fatto un ragionamento. Lui era un istruttore di tennis, ma faceva anche tante altre attività, faceva anche una sorta di consulenze, consulenze aziendali. E lui sostanzialmente dice questo, che quando noi ci troviamo ad affrontare una sfida, noi giochiamo due partite. Noi giochiamo la partita interiore con noi stessi, quello che si chiama inner game, e poi giochiamo invece la partita con l'esterno, cioè l'outer game.
In realtà, per essere più precisi, lo viviamo al contrario. Noi pensiamo di vivere solamente la partita con l'esterno, cioè l'outer gamer. Mentre invece c'è tutto un passaggio che si chiama proprio inner game, che è il gioco interiore. Allora, perché ti parlo di questa cosa qua? Perché quando tu sei all'interno di una fase di cambiamento, tu giochi proprio due partite. Sia che questo cambiamento avvenga nella sfera lavorativa, sia che questo cambiamento avvenga nella sfera personale o anche in una sfera sportiva, tu hai una situazione esterna, ma anche una malattia, può essere. Hai una situazione che la vedi esternamente a te, la malattia, e poi è la partita con te stesso, quella fa la differenza. Se tu riesci a giostrare e a giocare bene la partita nell'inner game, tutto il resto si semplifica. Tutto il resto si semplifica. Perché? Si semplifica perché in realtà la nostra capacità di reazione, leggi anche performance per declinare, è data da questa formula. La P grande è appunto la performance, che è data dal potenziale che abbiamo ognuno di noi meno le interferenze. Questa è una formula che è valida in qualunque ambito. Se tu la vuoi declinare nell'ambito professionale, c'è un'azienda che ha la sua performance sul mercato sarà data dal suo potenziale meno le interferenze. Se sei uno sportivo, la tua performance sportiva è data dal tuo potenziale meno le interferenze. Per tutti, uno studente, la tua capacità, la tua performance come studente sarà data dal tuo potenziale come studente meno le interferenze. Ok? Che cos'è il potenziale? Il potenziale è ciò che tu sei naturalmente capace di fare più un allenamento specifico, declinato nel nostro argomento. Tu hai certamente una tua predisposizione per il cambiamento e, per esempio, se attui tutto quello che io ti dico, cioè farai un allenamento specifico, il tuo potenziale migliorerà e quindi sarai in grado di affrontare meglio qualunque cambiamento. Ti dico anche che se impari bene, affronti meglio la vita in generale, perché tutto ciò che vedi, parlando con, cioè, che vediamo in lezione, è tutto declinabile nella vita di tutti i giorni. Però vedi il cerchiolino molto spesso non ne tiene conto nessuno. Sono le interferenze, ed è questo che è importante gestire. Sono le interferenze. Le interferenze possono essere esterne, ok, e interne. Per interferenze esterne intendiamo ciò che accade fuori di noi, le persone che stanno con noi ad affrontare il nostro cambiamento, le persone con cui ci interfacciamo, il mercato economico, quello che sta fuori di noi. Ma poi c'è quello che sta dentro di noi, che sono le interferenze interne. E quali sono le interferenze interne? Per interferenza interna si intende sostanzialmente il dialogo interno. Cioè, quando noi ci mettiamo a pensare, a ragionare, a parlare, qualcuno parla dentro, ma qualcuno parla proprio, anche se è da solo, parla proprio con se stesso. E se questo linguaggio, lo vedremo dopo, non è assolutamente, cioè, se non è assolutamente potenziante, diventa molto depotenziante. E diventa un grande freno al cambiamento e un freno al tuo benessere psicofisico. Tenete conto che è molto importante anche un'altra cosa. Quando noi non governiamo bene i nostri pensieri, e lo vedremo quando parleremo delle credenze della mente, succede una cosa molto pericolosa, che noi spostiamo il nostro focus. E il SAR, che è il sistema di attivazione reticolare, che è una funzione specifica del nostro cervello, che è quello che ci permette di focalizzare le cose, incomincia a focalizzarsi sulle cose sbagliate. Per capirci, il SAR è quello che si attiva quando tu vai in un supermercato che non conosci, chiaramente, vai a cercare un prodotto, quindi selezioni la corsia dove sai che troverai quel prodotto
e incominci ad andare avanti. Se tu ti fermi a pensare, com'è possibile che andando avanti, tac, lo vedi subito? Perché il SAR è potentissimo, quando si attiva è incredibile, perché è stato fatto per farci sopravvivere. Ti faccio altri esempi del funzionamento del SAR. Non so se ti è mai capitato di dover cambiare una macchina e la macchina non te la consegnano subito. Devi aspettare. Oh, tu vedi solo la tua macchina in giro. Eppure non è che da quel momento che l'hai ordinata tu, improvvisamente sono uscite tutte le macchine come la tua. Ma perché il SAR ti fa vedere quelle cose. Lo stesso accade quando una donna rimane incinta. Oppure un papà, sta per diventare papà, cioè la compagna che aspetta un bambino. Improvvisamente vedi donne incinte dappertutto. Perché il SAR funziona così. Quindi capisci bene che se tu sposti il focus e ti vai a mettere nelle cose sbagliate, dopo vedi solo quelle e la tua vita diventa un delirio. E questo è un classico esempio, non solo nella fase di cambiamento, ma sempre. Quindi prestare molta attenzione a questa formula e presta molta attenzione alle interferenze, presta molta attenzione al tuo dialogo interno, come comunichi con te stesso o con te stessa, perché questo ha un impatto enorme sulla tua vita. Qualcuno mi scrive, vabbè, qualcuno ci saluta, saluto anche a te, e qualcuno dice la partita più importante è quella interiore, no? È anche la più dolorosa, ma sono... Ma ora sono grata a me stessa ed è un percorso infinita. Vedete, in questa frase c'è una parola, non so se la cogliete, che sembra passare così. La leggiamo assieme. La partita più importante è quella interiore, ed è anche la più dolorosa. Ma ora sono grata a me stessa, è un percorso infinito. La parola magica è ora. Perché? Perché ora si capisce il lavoro che abbiamo fatto prima, in precedenza, e succede quello che continuo a dirvi. Certo, è stato un momento difficile, avremmo voluto certamente farne a meno, ma quando poi elaboriamo il passaggio, ora siamo più grati, siamo più forti, siamo più resilienti. E questo non ci può essere poi molto utile da qui in avanti, capite? Grazie Renata, grazie. Dunque, questa è molto bella, la apro perché non riesco a leggerla tutta. Se poi, pur dando il massimo, mi faccio male, mi rompo un legamento, mi riferisco allo sport, non solo la mia performance si azzera, ma comporterà delle limitazioni nel momento in cui guarito riprenderò le mie prestazioni sportive facendomi perdere fiducia e rendimento. Sì, io non sto dicendo che bisogna andare oltre i propri limiti, eh? Anzi, io sostengo sempre una cosa, che quando noi attuiamo un cambiamento, e guarda, io faccio il mental coach, tra le altre cose, e ho tra i miei clienti, anche atleti a livello internazionale, quindi mi fa molto piacere la tua presenza qui. Dobbiamo sempre renderci conto che dobbiamo migliorare la nostra performance, tirare sempre un pochino di più l'elastico, ok? Sempre tenendo conto un aspetto. Non solo che il nostro allenamento che facciamo sia ottenibile, ma che sia sostenibile. Perché hai ragione. Se io tiro troppo la corda, poi mi faccio male e dopo lo pago. Ma sai quante persone tirano la corda nella loro vita senza essere sportivi e poi la pagano? Proprio per questo, perché non c'è attenzione alla sostenibilità di quello che si fa. Quindi, dove ero rimasto? Quindi, presta attenzione alle interferenze. Presta attenzione alle interferenze. Guarda un po', ti faccio una domanda. Dovendo scegliere, preferiresti essere una mosca o un'ape? Molte persone, la maggior parte, mi dicono, ma per ovvie ragioni, che vorrebbero essere delle api. Però,
Da coach ti dico che di mosche in giro ne vedo un'infinità. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco a questa cosa. Immagina di prendere una bottiglia chiaramente vuota, senza l'acqua, e di mettere una luce qua, tutta trasparente, una luce qua. E immagina che una mosca entri nella bottiglia. Sai che cosa fa la mosca? Va, sbatte giù in fondo alla bottiglia e comincia a battere, 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 battere. Continua sempre a sbattere contro la luce. Lo stesso accade quando c'è una mosca in casa. C'è la porta aperta a fianco e lei continua a sbattere sempre allo stesso modo. Se tu prendi un'ape e la metti dentro, l'esperimento è stato fatto, l'ape chiaramente va verso la luce, però a un certo punto si ferma. Perché il feedback che le torna indietro non è il feedback giusto. E allora incomincia, smette di volare e incomincia a camminare fino a quando trova l'uscita. Questa è una grande metafora, nel senso, se ti trovi ad affrontare qualcosa nella tua vita, anche se non è un grande cambiamento, ma una qualunque situazione, se il feedback che hai di ritorno non è quello che desideri, non è quello che ti aspetti, devi cambiare qualcosa e non puoi aspettare che siano gli altri a cambiare, perché se senti che gli altri cambino, lo vedremo dopo, diventa un grande problema. Quindi l'atteggiamento è un altro grandissimo freno al cambiamento. Dobbiamo essere proattivi, ma anche attenti, attenti a quello che facciamo e al ritorno che abbiamo. Se facciamo una cosa e il ritorno non è quello che ci aspettiamo, cambia. Cambia di qualcosa, cambia qualcosa. Molto spesso le persone aspettano che siano gli altri a cambiare. E facendo così è un grande problema. Stiamo parlando dei freni al cambiamento e quindi ti faccio sorridere, questo è un grandissimo freno. Questo è molto. Adesso ti parlerò, permettimi la battuta per alleggerire un attimo in questo momento anche difficile, no? Ne stiamo venendo fuori. Abbiamo due virus potentissimi. Uno è questo, è la rimandite, cioè questa voglia di dare sempre un calcio al barattolo e rimandare per non prendere le decisioni. Capisci perché lo facciamo? Perché prendere una decisione vorrebbe dire uscire fuori dalla nostra zona di comfort e poi diventa un problema. Qualcuno mi ha scritto, i rapi sono un'ape, cerco sempre la via d'uscita. Un altro mi ha scritto, i rami secchi vanno potati. I contadini insegnano, potano, rinunciano a qualcosa, ma quello che rimane, wow, dà dei frutti. E poi permettimi di allargare un po', io sono un po' fatto così, allargo, no? Potiamo tutti i vampiri di energia. Potiamo, basta, quelli che vengono solo a sfogarsi con noi, che ci prendono la nostra energia, impara a dire di no, impara a dire di no. Chiusa la parentesi. Quindi rimandite, basta rimandare, basta. La rimandite è un grande freno. Se c'è qualcosa che non va, basta, prendilo in mano. Inizia ad apportare dei piccoli cambiamenti. Non è necessario far saltare il tavolo. Basta cambiare delle piccole cose. Ricorda sempre una cosa. Quando noi ci relazioniamo con una persona, quella, anche una persona o due o tre persone, anche se siamo in due, siamo un sistema. È un sistema. Lo devi vedere proprio come un sistema. Se un elemento del sistema cambia, cambia il sistema. Quindi cambia tu. Incomincia ad apportare dei piccoli cambiamenti. Quindi ripeto, un altro concetto importante, se non sei soddisfatto di qualcosa nella tua vita, non rimandare, prendene in mano. Io non ho, la maggior parte delle volte io, i problemi diventano solo più grandi, diventa poi sempre solo più difficile prenderli in mano. Poi prova a pensare, tu sei in macchina, sbagli strada, il tuo navigatore ti dice no, ricalcolo. Devi tornare indietro e tu vai avanti, poi ricalcolo e poi ricalcolo e tu vai avanti, 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 perché questo è quello che facciamo quando rimandiamo.
E poi ci troviamo in un posto dove è difficile uscirne, è proprio difficile. È molto più semplice fare un piccolo dietrofront, o magari se non si può fare un dietrofront, cercare di impostare la situazione, di apportare dei cambiamenti che possano migliorare poi questa situazione. Un altro virus, ti dicevo, sempre un po' per alleggerire questo momento, è la scusite. Cioè la scusite è un altro freno pazzesco per il cambiamento. Io, quando le persone vengono da me, hanno sempre 1500 ragioni per non cambiare. O per una cosa, o per un'altra, per un'altra. Però vedi l'immagine, quando uno punta il dito, un dito punta verso l'altro, ma tre puntano verso di te. Quindi ogni volta che tu vai a buttarti nella scusite, è un problema, perché di fatto stai dando potere alle persone alle persone o alle situazioni a cui tu stai facendo riferimento. Quindi anche questo è un freno al cambiamento ed è un grande freno al benessere benessere come individuo, benessere come persone. Basta scuse, bisogna prendersi la propria responsabilità e poi smettere di essere concentrati sugli altri. Allora, segnati questa cosa. Quando ti trovi in una situazione, poniti due domande. Due domande. È una situazione che posso controllare? È una situazione che posso in qualche modo influenzare? Se la risposta è no, no, è un problema. È un problema, perché se tu stai in quella situazione, non cambierà nulla. Se la puoi controllare e se la puoi influenzare, o può anche solo una delle due, devi semplicemente iniziare a controllare e iniziare a influenzare. E poi vedi i risultati che ottieni. Ok? Allora, volevo farti vedere, anche visto che ti ho parlato di linguaggio, dunque, ci sono ancora tre slide, quindi vado via veloce, però voglio darti qualche esempio concreto come sto facendo adesso. Okay? Allora, quando parliamo di linguaggio, presta attenzione ad alcuni aspetti. Se tu fai attenzione, la gente dice sempre dovrei, dovrei, io dovrei, io dovrei, io dovrei, io dovrei non cambi niente. Comincia a dire io voglio. Io ho bisogno, perché questi aspetti, queste parole qui dentro, nella mente, te lo dico da mental coach, attivano delle risorse. C'è scritto: i desideri e i bisogni si sentono nel proprio corpo, nel proprio cuore, nella propria anima, nel proprio stomaco. Quindi presta attenzione quando tu dici: io dovrei andare in palestra, effettivamente. Provaci. Incomincia ad andare. Io dovrei dire un pochettino di più di no. Fallo. Inizia. Perché quando tu dici di sì agli altri, dici di no a te stesso, o a te stessa. E allora, se questo accade in un contesto limitato, ben venga, guarda, io sono una persona, faccio 118, sono al di là del mio mestiere, sono tanto attento. Anna mi conosce molto bene, sono molto attento agli altri. Però io sono molto attento a me anche. Prova a pensare, sei mai stato in aereo? La prima cosa che ti dicono prima di partire, se c'è un calo di pressione, prima mettete, e se siete con qualcuno di più fragile, prima mettetevi l'ossigeno e poi indossate la mascherina all'altro. Quindi presta attenzione, smetti di dire dovrei e incomincia a fare quello che dici che dovresti fare. Scusa il gioco di parole. Poi ti faccio vedere questa slide, molto potente. Guarda, ci sono delle persone che smettendo queste due cose, solo queste due cose, hanno dato un input alla loro vita in modo molto importante. La prima è smettere di dire io spero che. Non esiste la speranza, bisogna agire. Perché se tu sei lì ad aspettare che succeda qualcosa o che qualcuno faccia qualcosa, se non succede, se questo qualcuno non lo fa, tu che fai? Rimani lì? In preda a nulla? Non te lo consiglio. Non te lo consiglio.
E la seconda cosa, la seconda parola pericolosissima, che è un grandissimo ostacolo al cambiamento, è provo. Allora, devi sapere che la parola provo, a livello della mente, provoca un enorme dubbio. È un enorme dubbio. Io ho lavorato con dei medici che, se, non so se ti è capitato, ti dicono: ma guardi, provi questo, proviamo questo. Molte persone vanno in farmacia, lo comprano e non lo prendono. Non è che non lo prendono perché sono stupidi, perché hanno speso dei soldi a volte per comprare questo medicinale. Ma tutto nasce dalla parola proviamo. Quindi non smettere di dire, cioè smetti di dire provo e come c'è scritto, incomincia a dire tento. Tento di fare questa cosa, perché tento è un'azione. Provo crea un dubbio a livello mentale, eh? Ti parlo da mental coach, quindi molto molto potente. Se sei in una fase di cambiamento o non solo, anche nella vita di tutti i giorni, spero e provo, li metti in un cassetto, li porti giù in cantina e lasci il pacchetto giù in cantina. Ok, ti lascio con queste ultime due riflessioni. Presta attenzione alle domande che ti fai, perché le domande sono un freno pazzesco alla trasformazione. Allora, noi paghiamo il limite della nostra lingua, perché se tu vai in Francia, per esempio, c'è la domanda perché, che è la domanda, e poi c'è il perché come risposta. Per esempio, si dice pourquoi, in francese, pourquoi. La risposta è parce que. In inglese è la stessa cosa, no? Why e because. In spagnolo è perché e para che. Quindi linguisticamente è diverso. Invece, per noi italiani, che abbiamo sempre perché allo stesso modo, quando utilizziamo il perché, la nostra mente rimane nel problema. Qualunque cosa tu dica, la tua risposta ti fa rimanere nel tuo problema. Quindi sostituisci le domande del perché e le sostituisci con le domande del come. Come, cosa, in che modo? Queste domande attivano invece delle soluzioni. Attivano delle soluzioni. Quindi, sia in una fase di cambiamento che in una fase normale della vita di tutti i giorni, se siamo alla ricerca di soluzioni, soprattutto se non stiamo bene, non incominciamo a dire: ma perché io, adesso non so, perché non riesco a trovare lavoro? Perché sono uno sfigato. Cioè, il cervello, che è un servomeccanismo, ti dà la risposta più immediata, che è normalmente la più stupida. Perché non sei raccomandato, perché, 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 perché? E una volta che tu hai fatto i tuoi 100 perché, alla domanda perché non trovo lavoro, tu non avrai esposto, non ti sarai mossa o mossa di un millimetro. In che modo posso trovare un'occupazione? Cosa posso fare che non ho ancora fatto? La magia del che non ho ancora fatto. Cosa posso fare che non ho ancora fatto, ma che se facessi mi potrebbe consentirmi di trovare lavoro. Questa domanda così costruita ti fa andare in una stanza particolare del cervello, che è la stanza delle soluzioni, e ti potrebbero venire in mente delle idee che non hai mai fatto, che ti potrebbero aiutare. Ok? Ecco perché ho voluto chiudere questa seconda lezione sul cambiamento, in particolare sui freni del cambiamento, anche inserendoti un po' di linguaggio, perché il linguaggio è un'arma molto, 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 molto potente. Allora, eccoci qua. Rivediamo i concetti fondamentali. Me li sono scritti perché voglio essere sicuro di darti tutto me stesso. Allora, per affrontare al meglio ogni cambiamento è necessario settare e quindi adottare le giuste abitudini che sono funzionali al cambiamento che voglio ottenere. Quindi
Quindi se per esempio voglio dimagrire, una delle mie abitudini quale potrà essere? Cambiare il modo di fare la spesa. Ok? Poi abbiamo parlato della zona di comfort e abbiamo visto che è proprio uscendo fuori dalla zona di comfort che si possono trovare un sacco di soluzioni nuove che ci possono aiutare a stare bene e ad affrontare meglio la nostra trasformazione. Presta attenzione alla gestione della tua emotività. Se senti la caldaia che sale, devi uscire, devi bloccare, non parlare, non agire e soprattutto non prendere decisioni in quel momento lì. Meglio fare le cose giuste, e poi farle bene, anzi in modo ottimale. E poi presta attenzione al tuo dialogo interno. Presta attenzione al tuo dialogo interno. Prenditi un pezzo di carta e scriviti le cose che ti ripeti di più. Scrivitele. E scoprirai che non si può magari stare bene o trovare una soluzione se continui come un mago, come una maga, a cantarti questo mantra, che è un mantra che non ti può far andare da nessuna parte. Ok? E poi, se non sei soddisfatto della tua situazione attuale, stai vivendo un cambiamento o meno, ma non sei soddisfatta, non rimandare, non cercare scuse. E prendi in mano la tua situazione. Ok? Allora, concludo con cose molto importanti. Grazie di essere stato con me in questa seconda lezione. Grazie per coloro che hanno partecipato, che hanno messo. Ringrazio tutti quelli che mi stanno salutando nella chat. E vi ricordo che potete vedere la lezione anche sul canale YouTube. Ovviamente saluto in anticipo tutti quelli che mi vedranno non in diretta. Vi invito, come tanti hanno fatto la volta scorsa, a cercarmi su Facebook, Instagram, LinkedIn, perché è un altro modo per stare insieme e questo mi fa molto piacere condividere il mio pensiero con voi. Vi anticipo quello che sarà l'argomento della prossima lezione. Tra parentesi, seguite tutte le lezioni, più potete, seguite più lezioni che potete di Lux, perché sono molto interessanti. Ci sono dei docenti straordinari, alcuni li sto scoprendo anche io, ed è un piacere, è un'occasione anche per me. Sono molto, molto umile, molto tranquillo nel dirvelo. Una grande occasione per me di crescita personale. Quindi ve lo consiglio, guardate tutte le lezioni di questo. Non voglio fare troppi complimenti, ma dico semplicemente quello che penso. Anna lo sa, di questa straordinaria opportunità che è Lux, di questa grande idea che Anna ha avuto insieme ai tutti i suoi amici che collaborano in questo progetto. Quindi, nella prossima lezione ti parlerò della mente e soprattutto delle credenze, di come le credenze possono essere veramente un grande freno alla tua vita e al tuo benessere. Ok? Quindi, che dirti? Ti aspetto alla prossima sessione. Grazie della tua presenza. Ti auguro buon tutto per la tua vita. A presto. Ciao.